Da 800 anni l'Inghilterra e il mondo parlano di Robin Hood. Storia o leggenda? Leggenda scaturita da fatti storici, sicuramente. Comunque è chiaro che nessun uomo al mondo avrebbe potuto vivere tutte le avventure che sono state narrate sul conto di Robin Hood. In altre parole, Robin Hood è l'ideale del popolo come Re Artù è l'ideale della nobiltà. Ma perché nasce, si sviluppa e si giustifica un personaggio simile tra il 1100 e il 1200? Re Riccardo Cuor di Leone passa la vita a combattere in Europa e nelle crociate. Suo fratello John governa per lui, crudele e ingiusto. Robin Hood si mette quindi a capo di quello che può essere definito il primo movimento di resistenza, creando praticamente la lotta partigiana contro l'ingiustizia, l'oppressione e la prepotenza. Questo film non intende essere la ricostruzione di un documento storico, ma uno spettacolo dinamico e divertente, come dinamica e divertente fu la vita di questo eroe popolare. Nell'anno del Signore 1192, in nome di Lord John, fratello di Re Riccardo Cuor di Leone, per sua volontà padrone e signore di queste terre, il nominato Gil Wessex, meglio conosciuto con il soprannome di Little John, sorpreso a cacciare malgrado il divieto in queste terre, è condannato a ricevere 40 nerbate, dopo le quali, se Dio l'assiste e gli dà salute, resterà come schiavo al servizio di Lord John finché a Dio non piacerà accogliere la sua anima. Eseguite! Oh, è Robin Hood. È lui. Ora basta! Non li uccidete tutti! Ai cavalli, presto!
siete fatto portare via da un bandito come Robin Hood e da quei quattro straccioni dei suoi uomini. Non bisognava farlo frustare in piazza, davanti al popolo. E perché no? Non avrete simpatia per quei bastardi di Sassoni, Jack. Veramente né simpatia né antipatia, Lord John. Sapete bene che ho simpatia solo per i miei interessi. Ma una corda, anche la più robusta, quando è troppo tesa si spezza. Temete che si ribellino? No, le loro ferite bruciano ancora, dopo la sconfitta che hanno subito a Hastings. Certo, giusto. Ma se ritornasse vostro fratello? Non dite sciocchezze. Per il riscatto di Re Riccardo ci vuole denaro, molto denaro. E i sassoni sono peggio degli scozzesi, per la borsa. Così Re Riccardo resterà ancora per molto tempo prigioniero. E finché ci sarò io a regnare, noi normanni saremo sempre i padroni. Questo fagiano è vostro, Lady Rowena. Tenete, prego. Conoscete il mio nome? Sì, vi conosco molto bene. Vi ho vista molte volte alla chiesa del villaggio, alla festa della primavera, sugli spalti del vostro castello. E conosco bene vostro padre, un uomo giusto e leale, anche se è un vero normanno. Mentre voi siete un vero sassone. Sì, mi chiamo Robin Hood. Robin Hood il... Il bandito, il fuorilegge, ditelo pure. È così che mi chiamate voi normanni. Vi chiamano così per quello che fate? Per quello che faccio contro la prepotenza e l'ingiustizia? Questo è il nostro totem. Spero che non ne abbiate mai bisogno. Ma se per caso foste in pericolo, rimandatemelo. Io verrò in vostro aiuto. E ricordatevi che di fronte all'ingiustizia non esistono né normanni né sassoni. Addio, Lady Rowena. Questo è l'oro che abbiamo raccolto noi per il riscatto di Re Riccardo. Vi hanno partecipato anche i poveri. È stato davvero commovente. Con il resto la somma è al completo. Manderò un messaggero a Lord Fulton perché la ritiri personalmente. Seguirete Lord Fulton? No, no. Solo lui si recherà a Vienna a trattare il riscatto con l'imperatore. Io sono troppo vecchio. Possiamo parlare liberamente, mia figlia è al corrente di tutto. Vieni. Vieni, cara. Mia figlia Rowena, Sir William Prescott, il nobile Rolando Melbourne. Signori. Lady Rowena. Faccio preparare subito le vostre stanze. Spero mi vogliate onorare. Grazie, milord. Preferiremmo partire subito per attraversare la foresta in pieno giorno. Sapete che il nostro viaggio è lungo e la foresta di Sherwood non è molto sicura. Temo che siate in errore. La foresta di Sherwood è il regno di Robin Hood e dei suoi compagni. Essi odiano la prepotenza di alcuni normanni, ma non sono dei banditi. Sono tutti sassoni che difendono le loro terre. E da quando governa Sir John i sassoni non hanno torto a ribellarsi. Questa situazione sta diventando sempre più grave per il nostro paese. Oramai è superata. Grazie a loro, raccolto col contributo di...
di molti normanni e sassoni, Re Riccardo sarà liberato. E allora questa terra potrà finalmente godere di una meritata pace. Ah, venite avanti, Lowell. Fatemi la cortesia, Lowell, accompagnate i signori ai loro cavalli e poi dite a Nat di venire subito da me. Lord Linton? Milord. Lady Rowena. Lady Rowena. Siete preoccupato, padre? Niente di grave, figliola. Tutt'altro. Va tutto bene. Padre, se vi trovaste in pericolo e aveste bisogno di aiuto, a chi vi rivolgereste? Che strana domanda. Non vedo perché dovrei trovarmi in pericolo. Ma se ciò dovesse accadere, piuttosto a Robin Hood che a chiunque altro. A Robin Hood? Ma non è un fuorilegge. E tu che ne sai, figliola? La nutrice mi ha detto che... Oh, so già che cosa può averti detto quella vecchia pettegola. Che è giovane, bello e che nasconde dietro il nome di Robin Hood la sua vera identità di nobiluomo sassone. Perché, non è vero? Si dice, ma potrebbe anche essere una leggenda, che due nobili sassoni, fuggendo la persecuzione normanna, abbiano abbandonato un bambino nella foresta. Il bambino sarebbe stato raccolto da alcuni boscaioli che lo avrebbero allevato. E si tratterebbe di Robin Hood? Già, ma perché tanto interessamento? Si direbbe che tu arda dal desiderio di conoscere questo eroe. Sono ai vostri ordini, milord. Nat, fate sellare il cavallo più veloce. Andate a York e portate questo mio messaggio personale a Lord Fulton. Voglio al più presto la sua risposta. Prendete ogni precauzione, si tratta di affari di Stato. Se la missione è così pericolosa, potrei andare io, milord. No, no, no. È meglio che voi rimaniate, Lowell. Il castello deve essere difeso ora più che mai contro qualsiasi attacco. L'oro che ho raccolto fa gola a molti. Trionfatore d'ogni tenzone di Palestina. Apri, Tebaldo! Avanti! So che ci sei! Ti disturba la pace di un uomo dedito alla preghiera? Ma che fai? Reciti la parte del vero frate anche con me? E non potevi dirlo subito che eri tu? Entra, entra, ragazzo! Oh! Pare il momento buono. A proposito di che? Di questo buon odore. Odore? Perché? Tu non lo senti? A che odore? Io non sento niente. Sarà bene che ti sturi il naso. Io sento da dove viene. Oh, no! Fermati! Va bene, oggi è la festa del mio protettore, ho fatto un piccolo strappo alla regola. Siediti. Hai fatto credere così bene che sei un frate a quei gaglioffi che ci credi anche tu. Mettiti un anno in campagna, vai da Bisanzio in Spagna. Ma di quante contrade avrai esplorate, mai vedrai uomo felice più del frate. Mangia, Robin, alla faccia mia. Vuoi dirmi perché sei venuto da queste parti? Perché ho bisogno di te. Il fatto è questo. Avevo mandato Little John nelle terre del re, sapendo bene che l'avrebbero catturato, e poi l'ho liberato. Ma questo gli ha permesso di dare un'occhiata al castello reale
dove temevo si stesse tramando qualcosa per impossessarsi dell'oro destinato al riscatto di Re Riccardo. La donna, l'oro e l'ambizione sono le tre leve che muovono il mondo. Vuoi spiegarti meglio? Che ne sarebbe di Lord John se tornasse Re Riccardo? Normanni e Sassoni che hanno subito le sue prepotenze si unirebbero per fare giustizia. E allora? E smettila di parlare come un frate. Lord Linton ha nel castello un tesoro. È l'oro del riscatto di Re Riccardo. Se io fossi il fratello del re me ne impossesserei al più presto per impedire che il re venisse liberato e restare così al potere in sua vece. Ma tu lo credi capace? Come già ti ho detto, l'ambizione, l'oro e la sete di dominio spingono a qualsiasi azione. Allora Lord Linton è in pericolo. Temo proprio di sì, figliolo. E Lady Rowena? Certo, anche Lady Rowena. Robin. Già. Lady Rowena è bella, molto bella. Meravigliosa. No, non è la donna per me. Perché? Tu non sei nobile come Lady Rowena? Te ne dimentichi? No. Ma in ogni caso Rowena deve amarmi per quello che sono. Robin Hood. Passa di qua. Lassù c'è un albero. Aprite! Aprite o sfonderemo la porta! Aprite, ho detto! Eccomi! Volete aprire? Eccomi! Vengo! Come osate disturbare la quiete di un uomo che... È entrato nessuno qui, frate. Che io sia dannato se c'è qualcuno qua dentro oltre a me. E allora perché non hai aperto subito? Stavo pregando e per un uomo come me la preghiera è tutto. Ti tratti bene, frate. Guardia! Stimatissimo Lord Linton, eccetera, eccetera. In risposta al vostro messaggio, mentre vi esprimo la gratitudine mia e del paese per quanto avete fatto per la libertà di Re Riccardo, eccetera, eccetera. Lord Fulton. Maledetti. Sostenevate che mai i sassoni avrebbero aperto i cordoni delle loro borse e invece i fatti vi hanno smentito. Hanno messo assieme un mucchio d'oro e Lord Fulton verrà tranquillamente a prenderselo. E in questo modo non avremo più la possibilità di impedire il ritorno di Re Riccardo dalla prigionia. Non dite sciocchezze, Jack. Con la cattura di questo messaggio è assodato che quell'oro non arriverà mai nelle mani di Lord Fulton. Pertanto devi assolutamente scoprire dove il vecchio Linton lo nasconde. Non sarà facile. Finché il mio padrone sarà vivo io non potrò muovermi molto nel castello. Linton, quanti uomini ha al suo servizio? Pochi. E ti sono fedeli? Beh, a me obbediscono. Non penserete di attaccare il castello di Linton. Linton è molto amato dal popolo. E se la colpa della sua morte ricadesse su Robin Hood? Voi avreste l'oro e vi liberereste di due avversari molto pericolosi. Che ve ne pare? Quante volte devo chiedere un boccale di sidro? Subito, vengo subito. Vattene, non lo voglio da te, tu puzzi come una carogna. Voglio Marianne.
Marianne! Non hai fatto quello che... Marianne! Cercatela nel pagliaio. Nel pagliaio, cercaci tua sorella. Ma dove ti eri ficcata? Ti pare il momento di pensare ad altro? Con tutta la gente che c'è. Ma se siete sempre voi che volete che mi faccia bella per i clienti. Va bene, ma ora muoviti. Va, portalo al sergente. Ha chiesto di te. Aspetta. Marianne, finalmente. Ti fai desiderare, eh? Non c'è niente di meglio per un soldato che un buon bicchiere e baciare una bella donna prima della lotta. La lotta? Da quando in qua sei in lotta con qualcuno, tu? Il mio padrone, Lord John, ha deciso di fare piazza pulita di tutti i suoi nemici, Robin Hood compreso. Robin Hood? Lord Linton, Mackenzie e il tuo Robin Hood. Il mio Robin Hood. Per me è un uomo come tutti gli altri. Tanto meglio. Vuol dire che quando sarai eliminato non soffrirai troppo. Anzi, dovresti aiutarmi a mettergli le mani addosso. Perché non vieni su nella mia stanza? Staremo più tranquilli e mi racconterai tutto. Mi piacciono tanto le storie di guerra. Quando ho sentito fischiare la frusta sulla mia pancia, mi sono raccomandato al mio santo protettore. E chi è il tuo santo protettore? Santo Udiberto. Mai sentito nominare. Perché tu sei un bastardo eretico capace solo di fabbricare i tuoi amuleti. Cerca di migliorare, figliolo. E polli non sono mai satolli. Ma io nella mia posizione posso fare a meno di osservare il digiuno. Io ti consiglierei di stare attenta che non faccia a meno di osservare anche un altro digiuno. Oppure non ti dispiacerebbe che non lo osservassi? Ma è che ci sarebbe di male, in fondo è un bell'uomo. Un po' di vino, per favore. Vai bere anche.
Robin Hood. La ragazza Marianne sta arrivando a cavallo. Che ti è successo, Marianne? A me nulla, Robin, ma sono venuta ad avvertirti che Lord John sta tramando qualcosa contro te e contro Lord Linton. Grazie. Essere il punto dove riceverai il segnale di via. Da una guardata, Tuck. Sugli spalti non c'è nessuno. Allora intesi, Little John. Tu interverrai solo al mio segnale. D'accordo. Scendi, Tuck, e resta con John. Andiamo. Sugli spalti non c'è nessuno. La faccenda non mi piace. Che ne pensi, Robin? Sembra che siano stati in pochi a difendere il castello. Qui c'è la mano di un traditore e lo scopriremo.
Visto nulla? Nessuno vivo, solo un gran disordine ovunque. Ma non hai trovato il corpo di una donna? Sì, una donna, una vecchia di 60 anni. La nutrice di Rovena. Ma lei di Rovena? No, non c'è. Per me l'hanno rapita. Non hanno trovato l'oro e l'hanno portata via per costringerla a rivelare il nascondiglio. Maledetti. Avevi ragione. È nelle mani del fratello del re. E portargliela via non sarà impresa facile. Robin, stanno arrivando alcuni armati con lo sheriff. Presto, fai un segnale a Little John. Li riceveremo qui. Arrivato, sheriff. Ma che piacere vederti. Ti ho trovato finalmente. No, possibile che mi stavate cercando. Sono venuto ad arrestarti. Pagherai con la testa la morte di Linton. Sai bene che non l'ho ammazzato io. Io sto sempre lontano dai nobili. Sei tu che strisci intorno a loro. Prendeteli! I tuoi uomini darete onorata sepoltura al corpo di Linton e ai suoi. Sì. Poi andrai da chi ti ha mandato e gli dirai che se tocca Lady Rovena, io l'ucciderò. Sì, sì, sì. Hai capito bene? Benissimo. Andiamo. Prendiamo anche i loro cavalli. Forza. Taglia di 50 guinee d'oro a chi catturerà, vivo o morto, o comunque ne permetterà la cattura, il bandito Robin Hood, colpevole dell'assassinio di Lord Linton. Vattene, Alice. Vi ho disturbata? Spero di no. Infatti non intendo disturbarvi.
Avete ucciso mio padre. Mi tenete prigioniera qui dentro e ora vi preoccupate di non disturbarmi. Sapete bene che vostro padre è stato ucciso dal bandito Robin Hood. No, non è vero. Lowell e lo sheriff ne sono testimoni. Mentono. Non erano certo gli uomini di Robin Hood, coloro che mi hanno rapita nel sonno e che hanno ucciso mio padre. Se fosse stato Robin Hood, non sarei vostra prigioniera in questo momento. Quanto ardore nel difenderlo. Non dimenticate che sono la figlioccia di Re Riccardo. Egli crederà alla mia parola. Re Riccardo non tornerà. Perché possa tornare, qualcuno deve pagare il riscatto. L'oro per il riscatto è già pronto. E presto sarà mio. E in che modo? In che modo? Non lo avete ancora compreso. Proprio voi mi direte dove è nascosto. Anzi, vi conviene dirmelo subito. No, mai. Vi consiglio di farlo. Il fatto che siate figlioccia di Re Riccardo non mi impedirà di usare le maniere forti. Dovrete pagare anche questo, Lady Rowena, al momento opportuno. Lady Rowena, non so che farmene della vostra compagnia. Potete andarvene. Ho avuto l'ordine di mettermi al vostro servizio e di esaudire ogni vostro desiderio. Anche quello di lasciarmi fuggire da qui. Io non potrei fare molto. Anche se usciste da questa stanza, non potreste andare molto lontano. Siete sorvegliata notte e giorno. Voi però potete uscire quando volete. Certo. Io sono figlia di Lord Linton, sua unica erede, e figlioccia di Re Riccardo. Se vorrete aiutarmi, potrò fare la vostra fortuna. Intanto accettate questo segno della mia buona fede. E cosa dovrei fare? Portare un mio messaggio. A chi? A Robin Hood, nella foresta di Sherwood. Tu vieni con me. È laggiù. Meglio cercare un passaggio a piedi. Il cavallo affonda. Così sono caduto in una trappola. Cosa vorresti fare? Oh!
Alicia, fermati. Avete fatto ciò per la taglia, eh? No, non è vero. E allora perché l'avreste fatto? Dov'è Lady Rowena? Dov'è Lady Rowena? È prigioniera di Lord John nel suo castello. Ormai non ci resta che aspettare. Aspettavate che Alicia tornasse? Strano. Dov'è quel magnifico anello che ancora ieri portavate al dito? L'avete smarrito? O ve l'hanno rubato? Permettete comunque che ve lo restituisca. Alicia era scomparsa questa mattina, la cosa mi ha insospettito. Vuoi vedere, mi sono detto che quella sciocca si è lasciata commuovere dalle lacrime e dalle preghiere di Rowena. Una perquisizione nella sua stanza ci ha fatto trovare l'anello. I miei sospetti erano giustificati. L'avevate convinta a cercare un aiuto che non verrà mai. E se verrà, sarà troppo tardi. La vostra infamia è senza limiti. Ma sono certa che verrà un giorno che pagherete per tutte le vostre colpe. Sicuro. Per mano del vostro eroe, Robin Hood. V.
Ve lo chiedo per l'ultima volta, Rovena. Dove ha nascosto quell'oro vostro padre? Non ve lo dirò. Non volevo giungere a questo, ma sono costretto. Prendetela. Tu non toccarmi, vile traditore. Ero disposto ad ascoltarvi nella vostra stanza. Invece dovrò ascoltarvi qui. Non vi illudete di avere la possibilità di salvarvi. Possibile che non abbiate capito che vi conviene stare dalla mia parte. Ditemi dove l'oro, vi prometto che non vi sarà torto un capello. Io non lo so. Quindi la tortura servirà solo ad uccidermi. Non credo che vostro padre non si sia confidato con voi. Parlate, vi conviene. A che serve? Di che cosa vi immischiate voi, Jack? È anche possibile che non lo sappia. È Robin Hood, prendetelo. Robin Hood, se non vuoi che lo uccida. Legatelo. Datemi la possibilità di difendermi. No. È da troppo tempo che aspetto questo momento. In nome dei poteri che mi sono stati conferiti, Robin Hood, ti condanno a morte per ribellione e per l'assassinio di Lord Lintel. Ribellione all'ingiustizia e alla prepotenza, sì, ma Lord Lintel non l'ho ucciso io. E voi lo sapete bene. Eseguite. Aspettate. Che valore ha un'esecuzione in segreto qui al castello? Un'azione di cui solo noi saremo testimoni. Cosa volete dire? Che il popolo potrebbe credere che Robin Hood, l'inafferrabile, il suo eroe, è morto combattendo con l'arma in pugno. Diventerebbe un mito, e i miti sono sempre pericolosi. Altro sarebbe farli impiccare davanti a tutti, come un volgare assassino. E se si ripetesse il caso del suo compagno Little John e lo liberassero? Non ci coglierebbero più di sorpresa. E poi, privi del loro capo, cosa volete che facciano quei quattro straccioni dei compagni della foresta? Va bene.
Per quanto mi dispiaccia aspettare fino a domani, però lasciate che mi tolga una piccola soddisfazione. Fermatevi! Volete impiccare un cadavere? Voi! Voi due con me, idioti. Tu resta lì. Robin, perché sacrificare la vostra vita per me? Vi uccideranno. Non posso frenare il mio impulso di accorrere in difesa di chi è in pericolo. Stavolta si è trattato di voi. E in fondo ve l'avevo promesso. Da quando vi vidi per la prima volta. Ormai posso dirvelo. Apri. Sono venuta a liberarvi. Fidatevi di me. Fidatevi. E perché dovrei fidarmi? Meglio rischiare la vita che affidarla a quel cane. Aspettate. Ma perché tarda tanto? No. Per di qua. Conosco un passaggio segreto per uscire. Svegli. Siamo inseguiti. Bisogna fermarli. Vai al rifugio. Ci penseremo noi. Corri. Va! Ah!
Ferma tu. Scendete presto. Nascondete i cavalli. Lady Rowena? Lady Rowena dorme. Accidenti, quel tuo unguento è veramente miracoloso. Fra due giorni non sentirai più nulla. Ma si può sapere perché hai voluto correre un rischio simile per difendere una normanna? Quante volte devo ripeterti che di fronte all'ingiustizia siamo tutti uguali? Già, specialmente poi se la vittima è bella come Lady Rowena. Lo sai che mi ha tenuto sveglia due ore per farmi parlare del tuo passato? Ma non le avrei detto che... Non temere. Il segreto della tua nascita lo so solo io e non lo svelerò mai a nessuno senza il tuo consenso. Lady Rowena. Lady Rowena. Salve, Robin. Dov'è Little John? Dovrebbe essere di ritorno. È andato in cerca di notizie. Bene, intanto raduna tutti. Presto! Venite qua tutti. Avete capito? Ragazzi, statemi a sentire. Un momento. Un momento, Robin. Voglio sapere come sono considerato tra di voi. Un amico? Ho un prigioniero. Mi è stata tolta la spada. E quest'uomo mi sorveglia giorno e notte. Sir Jack Malcolm, se Lady Rowena e io siamo liberi, lo dobbiamo al vostro coraggio. E ve ne siamo grati, ma io non posso dimenticare che per lungo tempo siete stato col fratello del re. E lo avete aiutato nelle sue tristi imprese. Sono un soldato di ventura. E ho sempre venduto la mia spada al miglior offerente. Però amo fare il soldato, non il carnefice. È il fratello del re, è un uomo crudele. È impossibile vivere al suo fianco. È una belva che ama il sangue per il sangue. E giuro che sarei felice se potessi essere io un giorno a dargli una lezione. Se voi mi accettate, lotterò al vostro fianco. Dagli la spada. Da questo momento anche tu sei un compagno della foresta. Ragazzi, del vino, dobbiamo brindare al nuovo arrivato. Subito, ci penso io. C'è ancora una botte di quello che prendemmo al barone Razeville. Beh, portate questa. Su, su, forza. Datemi una mano. Ehi, Tuck. Eccomi, Robin. Non dobbiamo ancora fidarci molto di Jack. Continua a sorvegliarlo. Potrebbe esserci utile anche se facesse il doppio gioco. Bene. Robin. Mi dispiace di aver parlato in quel modo ieri. Dimenticatelo. Non eravate sincero? Certo che ero sincero. Ma voi siete una nobile normanna. Io un sassone fuggiasco. Voi siete la figlioccia di Re Riccardo, io un fuorilegge. Robin. Questo ve lo ha dato vostro padre? Sì, mentre moriva tra le mie braccia. E
È proibito entrare. Ascoltami, figliolo. Non esistono proibizioni per gli uomini che recano la parola di Dio. Voglio parlare con Lord John per questioni della massima importanza. È impossibile. E io ti dico che se Lord John saprà che mi ha impedito il passo, te la farà pagare cara. Sergente! Sergente! Che c'è? Ecco, sergente, io... Zitto tu! Il frate vuole parlare con Lord John di cose, secondo lui, della massima importanza. Lord John non vuole vedere nessuno. Vattene, frate! Eppure basterebbe che tu dicessi a Lord John queste testuali parole. C'è qualcuno che può farvi trovare quello che cercate. Bene, seguimi. Melly sta tornando. Frate Baldo è riuscito a entrare. Allora, intesi, Little John? Al mio segnale correrai a darci una mano. Ma non prima, mi raccomando. E va bene. Come sempre arriverò quando tutto è fatto. Ma lasciamene uno. Chi? Quello che diceva, in nome di Lord John, al nominato Little John, 40 frustate. Quello. Non temere, lo terrò per te. Ecco. Noi andiamo. Dunque, che cosa hai detto di essere? Un rabdomante, signore. Sono individui che, servendosi di un ramoscello, riescono a sentire ogni esistenza sotterranea di acqua e di metallo. È una scienza antichissima. Quegli eroici crociati laggiù in Palestina hanno bevuto l'acqua che io ho trovato. Persino Re Riccardo. Non mi importa di ascoltare le tue storie. E poi non ho nessuna prova che tu dica il vero. Io non posso mentire. E tu, frate? Come hai saputo che sto cercando qualcosa in questo castello? La gente si confessa e nel segreto della confessione svela tutto. Tu dovresti mantenerlo, quel segreto. Dire il peccato non vuol dire denunciare il peccatore. Io non ho fatto nomi. Costui ne sa più di te, Rathbone. E cosa vuoi in cambio se trovi quello che io cerco? Mi affido al tuo noto buon cuore. Credevo che un frate non potesse accettare compensi di nessun genere per un servizio compiuto. Dio me ne guardi. Io accetterei qualsiasi elemosina da parte tua per elargire il tuo bene ai poveri della mia comunità, mai come compenso personale. Come compenso personale avrai solo le 50 nerbate che ti darò, se non troverai nulla. Fiat voluntas Dei. Certo ci vorrà del tempo, ma vedrai che riuscirò. Conoscevo questa grotta, ma non sapevo che fosse un passaggio segreto. Non lo sa nessuno. Strano. Bene, ora andate. Perché? Voglio rientrare nel mio castello. E forse potrò aiutarvi a trovare l'oro. Nell'interno, mio padre aveva fatto costruire molti angoli segreti. Là dentro tra poco ci sarà battaglia. Non è posto per voi. Quando arriverà Lord Fulton, vi metterete sotto la sua protezione. Ma se è imminente l'arrivo di Lord Fulton, non sarebbe meglio anche per voi attaccare il castello con l'aiuto dei suoi armati? Non mi capirete mai, Rowena. Io sono Robin Hood il Sassone. E alcuni conti debbo regolarli personalmente. Non posso permettere che qualcun altro lo faccia per me. Buona fortuna. Thank you.
cosa? Lord John mi ha ordinato di non perderti di vista, frate. Va bene. Rimani, ma il mio compito sarà più difficile. Ci siamo, ci siamo. Fra poco sentirai anche tu. Guarda, guarda come vibra. Dammi la lancia che ti faccio sentire. Benedetto, figliolo, te l'avevo detto di lasciarmi solo. Da tutte le parti. Bene, andiamo a scovarli. Sì. Va a vedere se il frate ha trovato qualcosa. Va bene. Che succede? Lord John, un gruppo di banditi sta attaccando il castello. E che aspettate a farli fuori? Muovetevi! Seguire Jack, qui ci pensiamo noi. Va.
Non erano questi i patti. Tu eri un uomo al mio servizio. Hai voluto troppo, Jack. Ma senza di me non saresti mai arrivata a quest'oro. Mentre invece adesso l'oro è nostro. E tu credi che io sia disposto a dividerlo con te? Miserabile traditore. Un momento. Mi pare che i conti non tornino ancora. Siamo in tre. Senza contare Lord Fulton. Getta a terra quei sacchi. Maledetto bandito. Lui ti colpirà appena volterai le spalle. È il suo metodo. Fatti avanti. Su, che aspetti? No, qui non ci sono alleanze. Ognuno di noi è contro gli altri due. A chi lo lancerai, Jack? A te, Robin Hood. Ti darò la metà di quell'oro, Jack. Su, di che cosa hai paura? Attento, Jack! Adesso siamo pari. Uccideresti un avversario disarmato? No, sarebbe troppo facile. Io ero
comandato. Non c'entro niente. Io ero comandato. 40 nerbate, 40 nerbate. Lasciami. Ehi, Robby! Finalmente! Bravo, Robby! Viva! Evviva, Robby! Bravo, Robby! Allora, Little John, tu resti con alcuni uomini al castello. Io vado a prendere Lady Rowena. Andremo incontro a Lord Fulton. Buona fortuna a tutti. Buona fortuna anche a te, Robby. Sia ringraziato Dio. Finalmente siete qui, Lord Fulton. Voi siete Robin Hood? Sì, il mio salvatore e il salvatore di Re Riccardo. Lord Fulton, questo è l'oro che servirà al suo riscatto. E il fratello del re? Lo troverete morto sugli spalti del castello. Re Riccardo saprà ricompensarvi. Nel frattempo Rowena resterà sotto la mia protezione fino al ritorno del suo padrino, che deciderà del suo avvenire. Re Riccardo non deve darci niente, solo giustizia per il nostro popolo. Venite, Rowena. Perdonatemi, Lord Fulton. Tornerò presto. Sono certa che voi mi capirete. E così anche il mio padrino. Andiamo.